Cosa Varese, le priorità di questa regione, le cose da affrontare appena arrivati al governo di cui c'è necessariamente bisogno. Allora, il Movimento 5 Stelle si propone prima di tutto di ripristinare la fiducia e il rapporto che c'è tra le istituzioni e i cittadini. I cittadini ormai non si sentono più rappresentati da queste istituzioni, dai partiti che hanno occupato ormai da anni ogni posto pubblico. C'è una sfiducia generale, insomma, in questi politici, sia di destra che di sinistra, perché il problema non è qui di parti, di destra e di sinistra, è questione che chi occupa una poltrona poi gestisce interessi propri e non interessi della gente. Tanto è vero che la gente riduce le volte in cui va a votare e smette insomma, di avere un rapporto propositivo e positivo verso la politica, mentre la politica dovrebbe occupare le nostre giornate, noi dobbiamo, la nostra vita dipende dalla politica. Allora noi vogliamo riproporre un modo nuovo di fare politica, una politica che non veda i leader, non veda le persone che abbiano le idee per tutti gli altri, ma un modo di fare la politica insieme, i cittadini che riprendono possesso della politica. Abbiamo le tecnologie nuove che ce le permettono, internet che ce le permette, e succede così in molti paesi d'Europa. In Svizzera, per esempio, si va a votare 4 volte all'anno con dei referendum propositivi che permettono alla gente di votare, di scegliere se vogliono un inceneritore o vogliono un asilo, se vogliono cemento, 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 come ormai parlano soltanto di cemento tutte le nostre forze politiche, oppure se vogliono del verde, se vogliono delle piste ciclabili, se vogliono pannelli solari sugli impianti, sulle sedi delle istituzioni. Allora dobbiamo rivedere un po' tutta la modalità, diciamo, di vedere la politica, non più come qualcuno da delegare e poi aspettare che faccia per noi, ma una politica che venga vissuta giorno per giorno. Di sicuro una priorità in questa regione è l'ambiente, ma l'ambiente inteso come parte del mondo in cui noi viviamo. Noi dobbiamo gestire l'ambiente come la nostra casa, perché da lì dipende la nostra salute, da cui dipende la sanità. Noi non dobbiamo pensare alla sanità per curare gli ammalati, noi dobbiamo pensare all'ambiente per viverci bene, per respirare aria pulita, per mangiare i cibi sani, mentre questo non ci è concesso più da anni, perché in questa regione vengono sversati rifiuti tossici, vogliono fare inceneritori, vogliono riempirci di cemento ovunque, e la qualità della vita certamente così non migliora, per cui ci sono elevati indici di tumore, malattie respiratorie, insomma è tutto un ambiente che deve essere ripensato, e lo ripensiamo soltanto se pensiamo che insieme bisogna costruirselo come la propria casa. È importante perché anche le spese della sanità sono esagerate, anche perché si pensa soltanto alla sanità come un prodotto, quindi bisogna tagliare, risparmiare, ed è quello l'obiettivo. L'obiettivo della sanità è quello di far stare bene la gente, di farla vivere bene, ma in maniera preventiva, non in maniera dopo che sono ammalati, e questo dipende molto purtroppo dalla gestione del territorio. Il territorio non deve essere un territorio devastato, dove abbiamo bisogno ancora di altre colate, di cemento, di altri ponti, di altre strade, ne abbiamo bisogno di riprendere la vivibilità dei posti, di riprendere la vivibilità delle nostre città, con un'aria, con un'acqua pubblica, con un'acqua che sia chiaramente potabile, dove i mari devono essere ripresi, ridati alla balneabilità, dove possiamo ripristinare una delle fonti fondamentali anche di economia, come il turismo, ma soprattutto di vita Fermo quotidiana. perché è scaduto il nostro taglio, ma le do la possibilità di continuare perché abbiamo un altro giro di interventi. Io avevo appuntato un po' di notizie rispetto a quelle che sono le vostre indicazioni. Lei si è soffermato molto sull'ambiente, la mia seconda domanda era proprio questo: per ambiente non intendiamo solo rifiuti, e anche qui bisognerebbe dare una propria ricetta, una propria soluzione per uscire fuori definitivamente dall'incubo che purtroppo abbiamo pagato sulla pelle di tutti noi, sul fronte economico e della salute soprattutto, ambiente e rifiuti che camminano parallelamente. Questa è proprio una delle nostre, diciamo, lotte iniziali da quando è partito il gruppo di persone che da 5 anni sta lavorando sul territorio. Noi ci siamo occupati di acqua e subito dopo anche di rifiuti, perché chiaramente l'emergenza c'è stata. Quello che si dice in giro, perché sappiamo bene che solo le strade dei centri più grandi sono le pulite dai rifiuti, ma poi i rifiuti sono nelle periferie, sono nelle discariche sparpagliate nella regione Campania, nella Velinese, nel Salernitano, dove rovinano dei territori incontaminati. Questa politica, e ripeto, lo insisto su questo punto di destra e di sinistra, ha come obiettivo bruciare oppure fare dei buchi e sotterrare i rifiuti. C'è un'altra modalità di gestire i rifiuti. Il rifiuto non deve essere più visto come una cosa da buttare via, ma il rifiuto è una risorsa.
la strategia rifiuti zero, che è applicata anche in città grandi come San Francisco, che ha 1 milione di abitanti, porta a rivedere tutta l'ottica con cui si guarda alla produzione di rifiuti. Bisogna ridurre i materiali che vengono usati per fare gli imballaggi, bisogna guardare molto più ai prodotti che vengono venduti alla spina, senza imballaggi inutili che dopo l'uso devono essere gettati. Deve essere chiaramente spinto il recupero totale della materia, la materia che ha una filiera corta, che devono diventare, i rifiuti devono diventare materiali per le nuove costruzioni di altre cose, per cui vuol dire, il rifiuto non va gettato, il rifiuto va riutilizzato, per cui poi la raccolta porta a porta spinta in tutta la regione è fondamentale, perché il rifiuto va scelto, va separato e va riutilizzato assolutamente. Non possiamo più pensare di bruciare le cose pensando che scompaiano come nel 600, vuol dire, noi abbiamo, sappiamo benissimo che quello che viene bruciato poi va nell'aria, va nei cibi che mangiamo. Noi dobbiamo rivedere anche questo rapporto qui, e c'è un altro modo. I rifiuti zero è una tecnologia possibile, è un modo di gestire il rifiuto in un'altra maniera, ecocompatibile, che porta più lavoro, perché un inceneritore porta 10 persone, 10 tecnici che ci vanno a lavorare, mentre invece la raccolta porta a porta, la filiera dei materiali, porta centinaia di posti di lavoro. C'è un'imprenditrice nel nord Italia, a Vedelago, che riesce a recuperare fino al 95% dei rifiuti. Ci fa con la parte, diciamo, finale, dopo la raccolta differenziata, fa dei mattoni per l'edilizia, senza combustione, senza danno per l'ambiente, senza danno per i cittadini. Cose sconosciute ai nostri politici, probabilmente. Esatto. Quindi ambiente e rifiuti, che sono una, io credo, anche la priorità principale, se ci lasciano passare questo termine, perché si possa vivere meglio, perché si possa realmente migliorare la qualità della vita, con delle indicazioni che poi non sono di quelle stratosferico, che sono irrealizzabili, ma basterebbe concretamente andare a studiare una progettualità alternativa agli attuali sistemi. Il discorso della sanità è bello sentire tutto quello che non va nella sanità di questa regione, o che poi spesso, insomma, è anche al di fuori della regione, però poi si sente dire, si sentono dire le soluzioni da chi in un modo o nell'altro ha partecipato ai mali di questa regione. È difficile, insomma, almeno per me, per i cittadini normali, quelli che fanno soltanto la politica del quotidiano, quelli che vivono giorno per giorno i vari problemi, sentir dire che bisogna fare questo, bisogna fare l'altro, quando tra opposizione o le maggioranze lo sfascio di questa regione è visibile sotto gli occhi di tutti, cioè dal punto di vista sanitario, ambientale, e le nomine che vengono fatte dalla politica, le scelte fatte in base all'economicità. Ormai le ASL sono diventate delle aziende, non sono diventate dei posti dove bisogna curare persone, bisogna soltanto stare attenti ai costi, quindi spendere il meno possibile, ma senza però perdere i legami con chi deve fare le forniture, chi non le deve fare, perché chiaramente poi ci sono persone da sistemare, insomma, voglio dire, sappiamo bene come funziona il punto in cui siamo arrivati. E non si può più sentire, io non ce la faccio più a sentire, le persone che sono cause di questi mali che abbiamo, e ripeto, sono destra e sinistra, perché vuol dire, se governa uno, l'altro fa l'opposizione, ma è un'opposizione che è complice, perché non potrebbe essere diversamente nello sfascio che abbiamo in tutti i settori di questa regione. Sentire dire da loro bisogna fare questo, bisogna fare l'altro, ma avete governato, avete partecipato a una spartizione, avete fatto delle cose, per cui io non riesco più a ascoltare delle persone che dicono le soluzioni che non hanno messo in campo negli anni precedenti. A livello nazionale, a livello regionale, cioè c'è una spinta verso le privatizzazioni, verso dare al privato qualsiasi cosa, perché il privato risolve tutti i problemi. Il privato ci guadagna, non risolve i problemi. Parliamo di sanità, parliamo dell'ambiente, l'acqua per esempio è uno di questi esempi clamorosi, per cui a livello nazionale, ma anche a livello regionale, si tende a dare, parlavo prima della Gori, ma la Gori è stata data un appalto, sono dei privati, hanno aumentato le bollette, staccano l'acqua quando la gente non paga, la prima bolletta che non paga, l'acqua è per la vita, e noi stiamo parlando di dare a qualcuno che ci deve guadagnare un bene che invece è per la vita, è necessario per la vita. Allora vuol dire, bisogna ragionare bene sulle cose che vengono dette. Io penso che l'acqua è un bene che deve rimanere in mano ai cittadini e deve essere gestito in una maniera partecipata, deve essere effettuata o deve essere data in gestione a un'azienda speciale, che è quella di diritto pubblico, che consente la gestione veramente pubblica dell'acqua. Poi sento parlare di società per azioni miste, pubblico-privato, vuol dire dove il pubblico manterrebbe il controllo, il privato mette i soldi, vuol dire è una follia, vuol dire, questo è successo già in parte d'Italia, è successo in Toscana,
i costi dell'acqua sono aumentati del 300%, gli investimenti che erano stati programmati, cioè l'appalto era stato vinto con una programmazione di investimenti da effettuare negli acquedotti e poi non sono stati mantenuti. Allora voglio dire che la Gori deve dare di più, la Gori se ne deve andare. Cioè noi dobbiamo riprendere un bene che come l'aria, cioè il prossimo passo sarà riprivatizzare l'aria. Allora noi per la sanità abbiamo bisogno anche di un controllo pubblico dell'acqua, perché non possiamo consentire ad altri di guadagnare. A Parigi questo è stato fatto, a Parigi dopo anni di privatizzazione il sindaco si è reso conto che non si poteva andare più avanti in questo modo, i francesi, i parigini risparmiano 30 milioni di euro all'anno ripubblicizzando l'acqua. E noi stiamo parlando di privatizzare, di avere un po' di meglio dal privato, cioè il privato farà i soldi, non farà il bene dei cittadini.